Quindi noi abbiamo immaginato di riproporre la giornata della memoria, il comune di Diamando lo fa da anni, abbiamo iniziato nel 2007 lo sindaco, in quel momento lo sono ridiventato da qualche mese, da appena 5 mesi, e abbiamo ricominciato a voler ripercorrere questa giornata. Guardate, dimenticare significa rimuovere sia quello di bello che quello che di brutto c'è nel passato di ognuno di noi, ma nel passato della nostra civiltà, del nostro mondo. Rimuovere significa non guardare al passato, ma nemmeno guardare al futuro. Questo film di oggi ci fa vedere quello che è successo da un punto di vista straordinariamente bello. Immaginate quando la cultura e la lettura di un libro può alleviare il dolore. In fondo il messaggio questo è. Per quella bimba che era perseguitata, non era ebrea, ma era perseguitata, era figlia di una comunista, ma era, ha vissuto una vita da perseguitata, da bambina. La cultura, leggere un libro alleviava il dolore e ha riportato in vita Max. Quindi, capite cosa significa studiare, anche per voi che siete studenti, seguite le lezioni. Quindi in questo contesto noi dobbiamo vivere la giornata di oggi. Non è solamente una giornata per non stare a scuola, anzi è molto più impegnativa, ma non deve essere nemmeno una giornata triste. Perché poi il lieto fine c'è, in fondo questa bimba ce l'ha fatta, Max ce l'ha fatta, l'umanità ce l'ha fatta. Questo è il punto fondamentale, ce l'ha fatta l'umanità. Il mondo, avete seguito il dialogo tra la madre, tra la bimba e il padre, a proposito, perché l'hai fatto? Per l'umanità. Perché? E quell'umanità nasceva da quei libri che quella bambina che non sapeva né leggere né scrivere rubava. Capite il significato forte? Secondo me è molto più forte di tanti altri film che hanno descritto la Shoah. Lo fa da un altro punto di vista. Lo fa da un punto di vista che più, secondo me è anche più vicino ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto agli studenti. Quindi adesso procediamo alla premiazione dei vostri compiti, che non vogliono essere scegliere. Poi noi andremo a consegnare la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre in Senato, credo nel mese di febbraio. Visiteremo le fosse ardiatine, una strage della quale insomma credo qualcuno di voi abbia conoscenza, ma poi non mancheranno i vostri insegnanti a parlarvi di questa amara vicenda che è toccata vivere nella città di Roma, nel nostro paese, insieme a tante altre vicende così dolorose che si sono verificate negli anni sul finire della seconda guerra mondiale. Visiteremo io ho parlato con la comunità ebraica romana, andremo a visitare anche il tempio che è lì nel cuore proprio della comunità ebraica romana, e sarà un viaggio importante, uno dei primi viaggi che noi faremo sulla strada della memoria. Concludo, leggevo da qualche parte questa mattina presto che scritto con un chiodo su una pietra in un campo di concentramento qualcuno, una donna o un uomo, non lo sapremo mai, ha scritto: chi mai saprà quello che mi è capitato qui? Ovviamente un uomo e una donna che non c'è più, è stato ucciso nel campo di concentramento. Ecco, se esiste quest'anima, e noi ne siamo certi, e chiunque crede in qualsiasi religione ne è certo, quell'anima che era di un uomo o di una donna avrà la certezza che si è saputo quello che è accaduto lì. Si è saputo perché si è saputa costruire la memoria, ricostruire la memoria di quello che è accaduto, e soprattutto si è saputo perché tanti uomini e tante donne che sono sopravvissuti a quei fatti, a quegli orrori, hanno raccontato. Chi si ricorda di voi, la Giulia Spizzichino, è venuta qui nella scuola di Belvedere da noi, era una superstite, anche lei
ai campi di concentramento. Tanti uomini come lei, come la senatrice Segre, hanno deciso di raccontare per trasmettere ai posteri, soprattutto ai giovani, la memoria di questi fatti terribili. Noi siamo qui perché non accadono mai più. Questo è il messaggio che noi vogliamo trasmettere non solo ai ragazzi, forse i ragazzi sono quelli che ne hanno bisogno di meno, solo perché sono giovani, sono più disponibili a non essere intolleranti e a capire le diversità. E forse un messaggio che dovremmo dare soprattutto agli adulti. Credo che questo film sarebbe bene farlo vedere a tantissimi adulti per capire che il mondo, siccome siamo di passaggio, vivere in pace significa vivere bene e vivere meglio. Ed un ultimo pensiero noi lo dobbiamo rivolgere a quegli uomini e a quelle donne che in Cina in questo momento stanno vivendo un momento di difficoltà. Piuttosto che avere paura, rivolgiamo il nostro pensiero, la nostra attenzione a tanti bambini come voi, a tanti uomini, a tanti ragazzi come voi, a tanti uomini, a tante donne che in questo momento meritano pienamente la nostra solidarietà. Quindi grazie per essere venuti qua e grazie per il lavoro che avete fatto per il mondo. Allora, adesso la professoressa Cammitelli ci spiega come si è svolto il concorso. Allora, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per averci coinvolto in questo percorso, anche a nome del dirigente scolastico Maria Cristina Rippa, che purtroppo non è potuta essere qua per motivi di salute. E in realtà è un lavoro che inizia tanti anni fa, quando l'onorevole Magorno era sindaco a Diamante, e non è il primo concorso che la nostra scuola porta avanti. Quest'anno appunto abbiamo deciso di fare il primo concorso letterario sulla memoria della Shoah e l'abbiamo intitolato Accendi la memoria. Era rivolto solo alle classi terze, 44 partecipanti. Il giorno del compito qualcuno era assente, per cui i partecipanti in totale erano 38 e ne dovevamo premiare 12. La giuria è stata una giuria, la commissione imparziale, insegnanti non delle classi terze medie, l'assessore alla pubblica istruzione Francesca Moroso e il giornalista Pippo Gallelli, presieduta dal dirigente scolastico o da me in caso di assenza del dirigente. E abbiamo proceduto come se fosse un vero e proprio concorso, doppia busta, nomi nascosti, quindi noi abbiamo in realtà scoperto i nominativi dei 12 vincitori, soltanto in ultimo, quando abbiamo aperto l'ultima bustina, per noi erano solo dei numeri. Hanno partecipato con molto entusiasmo i ragazzi e c'è stata tutta una preparazione alle spalle oltre alla lettura del libro. Potevano scegliere tra tre tracce e hanno dimostrato di saper scrivere a questo punto. E passo la parola all'assessore Moroso, così potrà. Sì, allora. Ai ragazzi, 12 ragazzi. Ovviamente come ogni concorso ci sono dei vincitori, ma vorrei che facesse un applauso a tutti gli alunni che si sono impegnati. Ho letto i temi e alcuni sono stati veramente emozionanti. Cioè, il libro di Liliana Segre l'ho letto ed è un libro che racconta l'orrore con pace e con serenità. Quindi grazie a tutti. Allora, gli attestati di partecipazione sono per tutti. Ora vi dirò i primi 12 vincitori che parteciperanno al viaggio. L'invito a venire qua. La prima è Perrone Giulia, che è assente, quindi poi glielo diremo. La seconda è Palma Eleonora, che è assente. Il terzo è Aldo Marra. Bravo. Adornetto Andrea. Corri Andrea. Bravo, complimenti. Benvenuto Lorenzo. Corri. Complimenti Lorenzo. Greco Davide. Complimenti.
Marino Davide. Complimenti. Ritondale Angelo. È assente? Poi glielo daremo. Magurno Veronica. Complimenti. De Rosa Giuseppe. Complimenti Giuseppe. Praino Gino. Complimenti. Gaglianone Matta. Complimenti. Allora, Stanciu Anna Carina. Carina, vieni Carina. Complimenti. Zeletta Gianmarco. Grande Gianmarco, vieni. Complimenti. Allora, adesso gli attestati a gli altri partecipanti. Iniziamo da Ventapone Faustino Rebecca. C'è? Ok. Si prega Paola Agostino Angelica. Complimenti. Agostino Angelica. Ferragutto Luigi. È assente? Iovine Sonia. È assente. Avoligino Maira. Facciolo Francesca, è assente. Lombardi Giambattista. Bavoso Daniela. Daniele. L'ho scritto io. Daniela. Mastromarchi Giada. De Rosa Isabel. Guagliano Sebastian. È assente. De Rosa. Laino Pierpaolo. Magurno Maia. Minervino Pietro. Maia. Pietro. Bellucci Fabiana. Benvenuto Raffaella. Capano Ingrid Via. È assente? Delio Ciriaco. Prego. Allora, Delle Tasse Lucia. Diaz
Marisol. Laino Alessandro. Laino Morelli Vincenzo. Stanciu Marianna. Baccaro Pietro. Abbiamo finito. Complimenti a tutti, eh. Allora, adesso vedremo, prima di iniziare il Consiglio Comunale in cui daremo la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, vedremo il contributo proprio della senatrice Liliana Segre. Anche oggi fatico a ricordare, ma mi è sembrato un grande dovere accettare questo invito e avere questa occasione per ricordare il male altrui, ma anche per ricordare che si può una gamba davanti all'altra, essere come quella bambina di Terezin, che chi andrà a Praga o c'è già stato e ha visitato il museo dei bambini che a Terezin potevano fare le recite o colorare coi pastelli e che poi un giorno furono tutti deportati e uccisi ad Auschwitz per la colpa d'esser nati perché erano bambini, quindi non potevano aver fatto del male a nessuno. C'è una bambina di cui non ricordo il nome che ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati, che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati. E questo è un semplicissimo messaggio da nonna che io vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali, che siano in grado di fare la scelta e con la loro responsabilità e la loro coscienza essere sempre quella farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. Buongiorno a tutti. Procediamo con l'appello per il numero legale. Prego, segretario. Senatore Avvocato Ernesto Magorno. Sì. Francesca Moroso. Presente. Francesco Bartalotta. Sì. Antonio Cauteruccio. Sì. Roberta Marra. Sì. Giuseppe Pascale. Sì. Ornella Perrone. Costantina Sticozzi. Sì. Francesco Suriano. Sì. Marcello Pascale. Pierluigi Benvenuto. Daniela Marsiglia. Sì. Sandra Paglionico. Sì. Bene, constatato che il Consiglio è il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Oggi questo è l'ultimo atto di una giornata all'insegna della memoria e siamo noi orgogliosi di assegnare la cittadinanza onoraria alla
senatrice Segre. Mi sono arrivate le comunicazioni del capogruppo Pascale e del consigliere Benvenuto, che sono fuori per motivi, uno di lavoro e uno di famiglia, sono fuori sede. E devo dire la verità, sono veramente particolarmente commosso, perché vedendo il film e sentendo l'intervento della senatrice Segre al Parlamento Europeo di alcuni giorni fa, beh, devo dire la verità che a voi giovani avete un grande futuro davanti a voi, e permettetemi di dirlo, la libertà sono i libri e la lettura è la cultura. Quindi studiate, ma non studiate neanche sui tablet, assaporate l'odore dei libri, leggete sui libri, apprendete dai libri, perché non tradiscono mai e non tramontano mai. E procediamo con la lettura del... Sì, prima di assegnare la cittadinanza onoraria, procediamo con l'inno di Mameli. Volevo anche ringraziare la presenza di familiari, di persone che sono stati cittadini di Diamante e che sono stati anche deportati, hanno subito il dramma della Shoah e dell'Olocausto. E per questo, prima di leggere la lettura della delibera, è obbligo, corre l'obbligo di ricordarli con un minuto di silenzio a loro e a tutte le vittime della Shoah. Procedo con la lettura del conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliane Segre. La proposta è del sindaco. Il sindaco, premesso che l'istituto della cittadinanza onoraria, benché non disciplinato da specifica regolamentazione dell'ente, costituisce un riconoscimento onorifico per chi,
non essendo iscritta all'anagrafe della popolazione del comune, si sia distinto per motivi diversi, con riferimento ai principi e ai valori di comunità per impegno opere, l'attribuzione della cittadinanza onoraria si concretizza nella consegna di una pergamena alla persona insignita nel corso di una cerimonia dedicata a testimonianza ed interpretazione dei sentimenti di un'intera collettività. La signora Liliana Segre è la testimonianza del dramma vissuto dal popolo ebreo dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938. Nata a Milano nel 1930, venne espulsa ancora bambina dalla scuola che frequentava, in quanto ebrea. Dopo aver tentato invano di trovare rifugio in altro stato con la famiglia per sfuggire alla persecuzione, venne arrestata e deportata nel 1944 al campo di decentramento di Auschwitz, ove in seguito vide morire suo padre e i nonni paterni. Messa ai lavori forzati, subì durante la prigionia privazione e violenza. Venne liberata dalle forze armate statunitensi il 1 maggio 1945. Dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati ad Auschwitz, Liliana fu tra i 25 sopravvissuti. Il 19 gennaio del 2018, in occasione dell'80° anniversario delle leggi razziali, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in base all'articolo 59 della Costituzione, ha nominato la signora Liliana Segre senatrice a vita per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale. Riconosciuto il ruolo di profonda guida per tutta l'umanità della senatrice Segre, testimone vivente dei valori di pace e di rispetto umano, per non dimenticare le atrocità dell'uomo, ritenendo che tale onorificenza possa esprimere il doveroso riconoscimento della collettività diamantese alla senatrice a vita Liliana Segre, autorevole testimone di una pagina oscura della storia del secolo scorso, opportunità di conoscenza e crescita per le giovani generazioni, ritenuto che il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre possa costituire un giusto e doveroso riconoscimento per i meriti conseguiti in relazione a quanto sopra descritto e valutata positivamente l'opportunità di procedere al materiale conferimento della stessa cittadinanza onoraria, dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, considerato che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa, propone al Consiglio Comunale, primo, di conferire la cittadinanza onoraria della città di Diamante alla senatrice a vita Liliana Segre per il grande impegno profuso nel rappresentare quotidianamente alle generazioni future la drammatica testimonianza delle atrocità dell'uomo nei campi di sterminio. Secondo, di esprimere così la totale vicinanza della collettività di Diamante al popolo ebreo e a tutte le persone che hanno subito le atrocità di una guerra assurda. Terzo, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Prego, ci sono interventi? Il sindaco del Consiglio dei Ragazzi, Pascal, prego. Celebrare il giorno della memoria significa ricordare una tragedia senza paragoni nella storia dell'umanità. Durante la Seconda Guerra Mondiale, milioni di uomini, donne e bambini sono stati perseguitati con le leggi razziali, strappati dalla loro vita e poi portati nei lager per vivere e morire in modo disumano. È un pezzo agghiacciante della nostra storia e tutti noi abbiamo il dovere di non dimenticarla. Ad Auschwitz, uno dei più terribili campi di concentramento, è stata trovata una pietra anonima, dove con un chiodo un prigioniero ha lasciato scritto: «Chi mai saprà quello che mi è capitato qui?». Non sappiamo chi fosse, sappiamo solo che era una persona e che ha sofferto in modo incredibile. La memoria delle terribili storie di tutte quelle persone ci deve aiutare a costruire un futuro migliore. La memoria, prezioso antibiotico della civiltà contro l'indifferenza, che è la matrice della violenza e dell'odio del passato e di oggi. Indifferenza in ogni sua accezione, indifferenza verso chi soffre, verso le conseguenze delle nostre azioni,
verso l'umanità e ciò che rappresenta, ma anche indifferenza come mancanza di empatia, di solidarietà e di intervento. Indifferenza è la parola che la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto che fosse scritta all'ingresso della stazione centrale di Milano, per ricordarci che, in un mondo così pieno di ingiustizie e sofferenze, ciascuno di noi ha una coscienza e deve usarla. La chiave per comprendere le ragioni del male è racchiusa in quelle cinque sillabe, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. Liliana Segre. Altri interventi? Prego, consigliere Pellegrini. Allora, il gruppo consigliare Diamante e Cirella Siamo Voi non può che approvare e non può che dare un voto favorevole, perché queste sono le iniziative che ci piacciono, anzi ringraziamo, perché si vuole dare la cittadinanza ad una donna che è simbolo di pace, che è simbolo di rispetto, perché lei sta insegnando anche e soprattutto alla parte politica che la offende che il rispetto verso il prossimo viene prima di tutto. Ha detto una cosa bellissima che era il Presidente del Consiglio rivolgendosi ai ragazzi: sentite l'odore dei libri. Io ringrazio la scuola, qui rappresentata dai ragazzi e dagli insegnanti, che cioè, attualmente la scuola di Diamante sta avvicinando i ragazzi alla lettura, gli sta facendo capire veramente tante cose, veramente c'è stato un salto avanti, c'è un ritorno ai veri valori. Noi non possiamo quindi che apprezzare e diamo un voto favorevole. Grazie. Sì, cercherò di essere anch'io telegrafico come il sindaco dei ragazzi. D'altra parte i ragazzi hanno la capacità di sintesi che spesso i grandi invece non hanno. E saluto le autorità civili, religiose, militari che sono qui presenti, perché sono sempre presenti alle iniziative che noi mettiamo in campo. Saluto anche io con affetto i familiari delle vittime della violenza della seconda guerra mondiale della nostra città, che in altri anni abbiamo ricordato anche recandoci nei luoghi di questo dolore vissuto dai nostri concittadini. Questa iniziativa questa volta l'abbiamo messa nel contesto del rapporto tra la nostra comunità, tra l'amministrazione comunale di Diamante, la città di Diamante e le scuole. Abbiamo fatto una serie di proposte alla scuola di Diamante, ve ne annuncio un'altra. Abbiamo ottenuto che il premio che la Polizia di Stato l'anno scorso ha fatto a Spoleto ha premiato 100 ragazzi su un percorso di legalità che è stato promosso appunto dalla Polizia di Stato, si farà a Diamante nella seconda settimana di marzo, che rappresenta il capo della polizia, lo abbiamo concordato proprio nei giorni scorsi. Inizieremo un altro percorso che si concluderà con la partecipazione anche della scuola della nostra città. Il fumetto della Polizia di Stato è ambientato nella nostra città, ma scherzo, lo sanno in pochi, forse dobbiamo promuovere questa vicinanza tra la nostra città e le forze dell'ordine. Abbiamo anche immaginato in quell'occasione di inaugurare un murales su Mascherp che possa avvicinare la nostra città a questa forza dell'ordine. Guardate, ci sarebbe poco da aggiungere sia al straordinario messaggio che ci ha dato il film che abbiamo visto insieme, ma anche dopo il discorso della senatrice Segre ci sarebbe poco da aggiungere. Ho già parlato subito dopo, mi avete ascoltato. Una considerazione, un scrittore statunitense, nel contesto di quello che era accaduto ad Auschwitz, si è posto una domanda che si ponevano in tanti: dov'era Dio quando accadevano quelle cose? E si è risposto: dov'era l'uomo? Il mondo ha ragione, dov'era l'uomo, non dov'era Dio. Perché quell'orrore, quegli orrori, che la memoria, noi non la dobbiamo solo conservare per
voltarci indietro, come vi ho già detto, e vedere quello che è accaduto. Lo dobbiamo conservare per guardare avanti e vedere quello che accade attorno a noi. Lo sapete che c'è uno Shoah in Africa? Lo sapete che quotidianamente muoiono migliaia e migliaia e migliaia di bambini perché non hanno l'acqua, perché non hanno il pane, come diceva la sera nel suo intervento, non hanno le medicine, a un'ora di aereo. Le Shoah si ripetono. E fino a quando l'ultimo bambino non sognerà di vedere quella farfalla sul filo spinato, l'ultimo bambino che c'è nel nostro mondo, le Shoah continueranno ad esserci. E per combattere le Shoah noi dobbiamo promuovere la cultura della tolleranza, della solidarietà, di guardare con occhi normali a chi è diverso da noi, di farci carico di chi è più debole di noi. Lo sapete che anche nella nostra comunità c'è gente debole? A pochissimi giorni fa una persona di Diamante mi ha mandato un messaggio per dirmi: sindaco, oggi fanno 5 anni del mio matrimonio, me la regalate una torta. Questo significa che anche nella nostra comunità c'è gente debole alla quale noi dobbiamo guardare con attenzione, alla quale noi dobbiamo offrire la nostra solidarietà. Non servono queste giornate, se diventano solo delle parate nelle quali diciamo le cose normali che abbiamo sentito dire da tutti noi e anche che immaginate voi. Se questa giornata non ci cambia, in fondo questo è il problema, non ci cambia dentro. Perché guardate, quelle leggi che sono state promulgate in Italia, le leggi razziali, che hanno recepito la legislazione tedesca sulla vicenda degli ebrei, sono state sostenute da uomini politici, da uomini di cultura, da giornalisti, da gente normale. Sono state promulgate dal re, che è il capo dello Stato, che in fondo è stato lui stesso poi vittima dei campi di concentramento. Una figlia del re è morta in un campo di concentramento, perché quando parte la violenza colpisce tutti. Io ho voluto fare questo esempio, che è un esempio drammatico. Il re ha promulgato le leggi facendo un atto che ha decretato la fine di casa Savoia nel nostro paese, e lui stesso è stato vittima di quella legge che non è riuscito a fermare per un proprio familiare. Cioè, questo, capite che significa fermare la violenza, tutti i tipi di violenza, assumendosi la responsabilità degli atti che si pongono in essere quando si governa. E quando si governa bisogna governare nell'interesse di tutti i cittadini, non mettere da parte chi è diverso. Quindi io credo che la giornata di oggi deve essere una giornata di normalità, ma che costituisca un motivo di cambiamento per ognuno di noi. Noi continueremo a promuovere una serie di rapporti con le scuole della nostra città. In fondo lo dicevano i romani, la scuola è il seminario della Repubblica, dove si formano i cittadini, il luogo più importante dove si formano i cittadini. Quindi il legame con chi governa è fondamentale per costruire insieme i cittadini del futuro, e i cittadini del futuro siete voi. Un solo pensiero e concludo. Ecco, noi diamo la cittadinanza onoraria alla Segre e voi accettate quello che lei ha detto. Lei è la nonna di se stessa, perché è la nonna di quella bimba che ha sofferto. Noi accettiamo che sia nonna di ognuno di voi, per fare in modo che di quelle bimbe che hanno subito quell'oltraggio non ce ne siano mai più. Buona fortuna a tutti voi. Procediamo con la votazione. Favorevole. All'unanimità. Immediata segretività. Dichiaro chiuso il consiglio comunale. Grazie e buona giornata a tutti.